c'era partita. Siamo tutti antifascisti! Avanza l'armata popolare! Siamo a Rho davanti a un banchetto di Casa Pound, state raccogliendo le firme appunto per le elezioni. Stiamo raccogliendo le firme per presentarci sia alle elezioni politiche che alle regionali. Noi chiediamo soltanto che questo banchetto che loro hanno fatto nella nostra città, uno sfregio per la Rho antifascista, venga tolto anche in fretta. Che cosa proponete per queste elezioni? Noi abbiamo già fatto la presentazione per quanto riguarda la candidatura in regione e sicuramente tutta la nostra campagna elettorale, la nostra proposta ha come slogan il prima gli italiani, declinati per tutti i settori di competenza della regione, ma questo poi vale anche a livello nazionale. Perché lo slogan prima gli italiani in un paese che conosce una disuguaglianza, un altissimo tasso di corruzione, la criminalità e soprattutto conosce l'emigrazione come fenomeno sin dall'unità d'Italia? Non dovremmo essere più comprensivi verso il bisogno umano di qualunque essere umano di trovare una condizione migliore di vita? Noi registriamo comunque un razzismo nei confronti degli italiani. Noi stiamo importando nuovi schiavi in Italia e in Europa per farne comunque immigrati economici. Ma razzismo verso gli italiani non è anche una cosa antica? Qui al nord si chiamavano terroni quelli che venivano dal sud, non è un problema che si ripercuote sempre? Noi ce l'abbiamo con un sistema, quello delle istituzioni, con un sistema delle cooperative, delle associazioni che hanno mangiato e lucrato su questo business, che è diventato il business più importante d'Italia, superando anche quello dello spaccio della droga. Dai, girate non i carabinieri dall'altra parte e andiamo a mandare via i fascisti, che è la cosa migliore da fare, c'è la democrazia. Adesso ne va. La vostra organizzazione Casa Pound si rifà a Ezra Pound, un personaggio che ha abbracciato il fascismo e Mussolini. Come la mettiamo da questo punto di vista con la memoria antifascista di questo paese? Vi richiamate direttamente al fascismo? Allora, noi vogliamo per gli italiani, vogliamo che agli italiani venga garantito, ripeto, il diritto alla casa, al lavoro, ai servizi, che erano cose che durante il fascismo venivano comunque garantite. Noi non vogliamo riproporre... Sono state garantite anche dopo il fascismo, però il fascismo è un reato in Italia. Voglio dire... Noi rivendichiamo il fatto che sicuramente le nostre proposte nascono anche prendendo spunto da quello che è stato un sistema di Stato sociale che ha garantito tutta una serie di diritti agli italiani, ovviamente nel contesto odierno. Dall'altra parte della piazza, rispetto al banchetto di Casa Pound, c'è un presidio antifascista. Dall'altra parte della piazza c'è un presidio fascista, vorrei precisare. Quindi noi siamo qua per rivendicare la libertà della città di Rho. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, il braccio del colpire. È una questione proprio di coscienza che deve essere perpetuata da generazione a generazione, i genitori con i figli, i nonni con i nipoti, perché comunque certe situazioni politiche, la resistenza ad esempio, la lotta dei partigiani, i giovani rodensi e non solo rodensi ovviamente, io parlo di Rho, che sono morti per la nostra libertà, per la democrazia, sono stati piano piano dati per scontati, come se tutti sapessero. Oggi non è vero, i giovani, ma molti anche della nostra generazione, non conosce questi episodi. È ora di ricordare che cosa ha fatto il fascismo alle donne. Le ha sempre considerate persone di serie B rispetto agli uomini, la classica tradizione che ancora oggi ci portiamo e che è praticamente il patriarcato. Nel patriarcato si insinuano i germi della violenza di genere, quindi non accettiamo il ritorno di una cultura che ci fa regredire, ecco, che fa regredire questa società. È ora di andare avanti e di smascherare tutti coloro che vogliono normalizzare una cultura che normale non è. Bella la vostra democrazia, complimenti! Trasporto pubblico locale, le strade. Stiamo avanzando! La cosa era 12:15. Sono 12:15, adesso. Piano, però sulle mani, sulle mani. Ragazzi, è simbolico, giù le mani. Per la gola. È simbolico, giù le mani. Dai, fuori!
fuori, fateci largo che ce li ingrandiamo! Ringraziate! Beh, ma no, mi sembra a caso, sono 200 persone qua! È veramente retorica del passato, fascismo, antifascismo, o è un fatto ancora reale? Fascismo e antifascismo sono più attuali che mai in questo momento. E perché sono reali? Lo vediamo negli incidenti che i signori di Casa Pound, di Forza Nuova e di tutte le organizzazioni fasciste provocano in Italia. Negli ultimi 4 anni ci sono stati oltre 110 aggressioni da parte dei militanti delle organizzazioni che si richiamano al neofascismo nei confronti di extracomunitari, nei confronti di militanti delle organizzazioni di sinistra e delle organizzazioni sindacali di sinistra. Al banchetto il loro slogan è prima gli italiani, come del resto ripete anche Salvini, che è uno slogan che oggi prende molto piede nei ceti popolari. Cosa contrapponi tu a questo slogan molto populista? Il fatto che l'Italia debba occuparsi soltanto degli italiani è in realtà in controtendenza rispetto ad un mondo che è assolutamente globale. Il capitale usa gli extracomunitari nelle fabbriche, perché dovremmo pensare soltanto agli italiani? Gli extracomunitari che lavorano nel nostro paese lavorano e pagano le tasse, tasse attraverso cui oltretutto si mantiene in parte lo stato sociale in questo paese, in questo momento. Vergogna!